Così si presentano le strade questa mattina di martedì, il giorno dopo vedete proprio nelle strade ci sono proprio i segni dei laterizi che sono volati in strada, ma per fortuna è anche andata bene perché ci sono delle parti che sono state colpite molto di più, per fortuna almeno a quel che sappiamo non c'è stato nessun ferito. E quindi questa mattina praticamente il personale dell'ASPO sta facendo un conteggio dei conti, ci sono i periti dell'assicurazione che stanno prendendo nota di tutto e niente, ottobre blu purtroppo è saltato, rimarrà la nave e dove all'interno farà una mostra, ma qui siamo nella zona dei Saloni dove c'è il nuovo centro e come vedete è stato anche poi questa mattina presto c'erano i vigili perché appunto sono caduti dei calcinacci e poi successivamente sono state messe delle barriere perché appunto c'era il pericolo che venissero giù ulteriori pezzi. E praticamente il danno più grosso è arrivato nella zona dei Saloni e dove praticamente ha investito una ditta che è stata la Rolce, dopo vedremo qua la Darsena, c'è state le barche a vela, vedete qui accatastate, praticamente il colpo di vento ha fatto un effetto domino, sono cadute una dietro l'altra, ci sono stati dei danni però comunque per fortuna non sono danni proprio gravissimi, insomma, quindi diciamo che nella sfortuna credo che possiamo dire che sono stati anche fortunati. Ecco un'altra scena che vediamo qui è sempre ai Saloni, qua sul tetto dello stabilimento CAM dove sono già all'opera per vedere di sistemare i danni perché anche da là sono volati via diversi pezzi del tetto. Questo che giriamo adesso vedete l'albero, un albero che inizialmente ieri sera quella era la prima segnalazione, era caduto un albero sono i pompieri, invece purtroppo era molto molto più grave la situazione. Questo è un tetto sempre di una casa di Saloni, potete vedere i danni per fortuna lievi perché diciamo è volata qualche tegola, vedete i pezzi e niente, praticamente da quel che sappiamo i danni più grossi sono soprattutto nel quartiere di Saloni, qualche tetto, questa è la zona di Saloni, in fondo vedete il parcheggio Giove dove c'è il... questa è la panoramica e la gente ha già iniziato a sistemare come per fortuna come al solito. Chiamiamoci sempre fortunati perché vedendo dalle immagini sui telegiornali di quello che è successo a Genova credo che proprio tra feriti che non ce ne sono stati e danni ecco, la ditta che invece ha avuto più danni è la Rolci, poco vediamo questo è il container, era vicinissima alla palazzina, probabilmente questo colpo di vento non è stata una tromba d'aria ma chi era presente l'ha interpretata come una tromba d'aria e praticamente insomma i danni sì, insomma pur se non catastrofici sono stati talmente rilevanti che hanno costretto diciamo gli organizzatori di Ottobre Blu proprio a annullare la manifestazione. È un vero dispiacere, quindi alcune foto della parte interna dove questa è la ditta probabilmente che ha avuto più danni di tutti, la Rolci che ha le concessioni dentro la marittima e qua si parla di almeno 20-30 mila euro di danni solo per questa ditta. Qui sono le stampanti rovinate e tra l'altro c'è anche il fermo dell'attività lavorativa perché così non possono neanche lavorare. Purtroppo è andata così.